Effettuiamo adesso un giro del paese percorrendo la sua strada principale, un po' l'equivalente al corso delle cittadine più grandi. Urania corre longitudinalmente da nord a sud, avendo quindi due lati affacciati, uno all'occidente sulla destra ed oriente sulla sinistra. Quindi in questo momento il sole viene dalla nostra destra, essendo pomeriggio inoltrato. In questi paesi ferve un'attività edilizia, sono, si incontrano non infrequenti ristrutturazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie. Adesso gireremo, incontreremo dei lavori. Abbiamo lasciato alle nostre spalle l'impalcatura per i lavori, proseguiamo la parte finale di via Cavour, questa strada. Ci sono delle case appena rimesse a nuovo, come questa davanti, ci sono altre che aspettano di essere migliorate o di essere cedute a nuovi proprietari. Dietro lì si vede il versante occidentale, lì ci sono le montagne, vanno verso Roma. Adesso scendiamo questi scalini e ci dirigiamo verso la strada percorribile dalle macchine. Ci sono due accessi a Turania, tutti forniti di parcheggi. Diciamo che è un paese che non soffre come altri della mancanza di parcheggio, a parte questa parte centrale che non è raggiungibile. Andiamo a terminare il percorso girando qui per l'ultima parte della parte non transitabile dalle macchine, e lì già si comincia a vedere gli ultimi scalini che danno al punto di accesso delle macchine. Qui di fronte un alimentari. Questi paesi molto piccoli, sicuramente non vi è abbondanza di negozi, e Turania in questo caso non fa eccezione, ma gode di una relativa vicinanza a Carzoli, che è fornita di tutti i servizi, supermercati. Insomma, Carzoli è uno snodo importante anche commercialmente. Con questa panoramica sul lato più meridionale di Durania, Carzoli appena si intravede sullo sfondo, ci dirigiamo a concludere questo percorso. Siamo entrati nel tratto percorribile con le autovetture. Ecco, questo è il lato orientale. In questo momento infatti non gode di luce, che affaccia sulla Monte Cervi, al di là di questi panni stesi, e sopra con l'alto. E qui è un parcheggio di macchine. Iniziamo questo giro panoramico con questa insolita visione di porta con le chiavi ancora attaccate. Ci sono le persone dentro, si sentono le voci, ma comunque è il sintomo della tranquillità di cui gode Turania. Oggi, adesso si sentono le campane suonare, siamo mercoledì 9 maggio, sono le 4 e mezzo del pomeriggio, di una giornata assolata, cominciano a venire i primi caldi e la vita comincia a diventare essere molto piacevole in queste campagne. Urania è molto verde, verde attorno dovunque. Ecco, questa, siamo arrivati nella piazza principale, non si può lasciare la macchina, dove c'è una fontana. Adesso ci addentriamo nel paese, gireremo qui a sinistra per questo vicolo coperto. Sono pochi gradini,
che porta al lato orientale di Durania, che si affaccia sul collato di fronte sulla valle del Turano. Ecco qui il primo scorcio della valle del Turano, si faccia Montecervia e qui proseguiamo per questa strada, diciamo che è il lato esterno di Durania. Qui sulla sinistra c'è un palazzo che rivela antiche nobili nascite, diciamo. Ecco, questo è il lato di Durania che affaccia sulla valle, è panoramico, ripetiamo, ad est. Iniziamo il percorso di avvicinamento adesso alla piazza centrale. Questa è una piazza, chiamiamola di periferia, dove si può lasciare la macchina. Qui c'è il divieto appunto di accesso, ma su, come vedremo, nella piazza è possibile parcheggiare e lasciare la macchina, e questi sono i 60-70 metri che ci dividono dalla piazza. Ecco, questo è l'ingresso, diciamo, principale di Turania. Diversi annunci, segno di una certa movimento immobiliare, vendita e affitta, sì, diciamo, potrebbe essere. Questo è l'ultimo tratto per arrivare alla piazza, si intravede sullo sfondo il campanile con la campana che è ancora tondola, appena smesso di suonare, sono le 4:30 di pomeriggio. E qui infatti le macchine approfittano di questo allargamento della strada per avvicinare le persone alle loro abitazioni. Qui sulla destra una fontana, l'acqua da queste parti non manca, Durania deve il suo nome al fiume omonimo Turano che scorre in parallelo. Nella valle Turania si trova a 3 km dal bivio della Turanense che congiunge Carzoli con il lago del Turano, distante poi dal bivio di Turania altri 5-6 km.